Ciao, sono Francesco. Oggi prepariamo insieme un cupcake allo zenzero. Quindi continuiamo un filone estivo con gusti freschi, abbastanza piacevoli comunque anche nei mesi caldi. Tre cose fondamentali da ricordarsi. Preriscaldiamo il forno a 180 gradi, infatti la luce è già accesa. Ci assicuriamo che tutti gli ingredienti siano premisurati e a temperatura ambiente e a tale proposito questa volta la ricetta prevede che le uova siano separate. Quindi una volta messe le uova a temperatura ambiente, i tuorli sono rimasti fuori. Gli albumi, quindi, le chiare d'uovo, le ho messe nuovamente in frigo perché, una volta che andranno montate, si monteranno meglio se sono più fresche. Dopo questa perla di saggezza, come ultima cosa ricordiamo di foderare uno stampino da muffin con i nostri pirotini di carta, lo mettiamo da parte e cominciamo! Come prima cosa, combiniamo gli ingredienti asciutti in una ciotola. La ricetta prevedeva solamente farina da dolci, però io avevo paura che diventasse un po' troppo morbido come composto, quindi preferisco fare un mix come al solito, che di solito porta buoni risultati. Quindi combiniamo 230 g di farina per dolci e 170 g di farina normale. In questo modo abbiamo una combinazione che dovrebbe accontentare tutti quanti. Uniamo due bei cucchiaini di lievito per dolci e mezzo cucchiaino di sale. Inoltre, sempre perché a me piace comunque personalizzare le cose, vi incoraggio a fare lo stesso con la mia frusta, la ricetta prevedeva un bel cucchiaio di zenzero in polvere. Allora io, visto che lo zenzero è talmente bello in questa stagione, l'ho comprato fresco e l'ho grattugiato, però diciamo, intensifichiamo il sapore con l'aggiunta di circa un cucchiaino di zenzero in polvere, che uniamo, solamente quello in polvere, al mio composto asciutto. Nel nostro infallibile e instancabile mixer elettrico, compagno di tante battaglie, inseriamo circa 180 g di burro a temperatura ambiente e con l'aiuto delle fruste piatte lo riduciamo a un composto morbido e cremoso a velocità medio-alta. Aggiungiamo gradualmente lo zucchero e più o meno a metà dell'aggiunta di zucchero ci ricordiamo di raschiare i bordi della ciotola e la lamina piatta stessa. Questo è importante per evitare che magari rimangano sacchi di burro all'interno della nostra ciotola e chiaramente sulle lamine. E poi riprendiamo. Ora il composto di burro e zucchero è bello spumoso e cremoso, ha raggiunto molto volume, quindi aggiungiamo gradualmente i due tuorli d'uovo, mescolando bene chiaramente dopo ciascuna aggiunta. Uniamo anche l'estratto naturale di vaniglia, circa un cucchiaino. E poi il nostro bel cucchiaio di zenzero grattugiato. È importante quando grattugiamo lo zenzero di tenere da conto anche qualsiasi tipo di succo che ne derivi, è importantissimo anche questo. Ora riduciamo la velocità del mixer a bassa, quindi 1 nel mixer, e siamo pronti per aggiungere il nostro composto asciutto, quindi le farine, lo zenzero, il lievito, il sale, e 250 ml di latte. Aggiungeremo la parte asciutta in 3 mandate, alternate da 2 di liquidi. Occorre sempre quindi lavorare molto velocemente e non mescolare troppo l'impasto per evitare che il dolce diventi duro come il nostro muro, quindi lo evitiamo. Cominciamo con l'aggiunta di un terzo di farina. Aggiungiamo metà del latte. Appena si è incorporato un altro terzo, l'ultima metà del latte e l'ultima metà della farina. In una ciotola a parte, con un mixer pulito, in questo caso uso quelli a mano, un pistolero a mano, monto i miei due bianchi d'uovo, i miei due albumi, fino a che siano belli e consistenti, ma non secchi ovviamente, quindi non troppo asciutti. Ora incorporiamo i nostri bianchi d'uovo, con l'aiuto di una spatola in silicone, all'interno del nostro impasto. È importante non mescolare in maniera troppo brutale per evitare quindi che l'aria esca. Quindi quello che faremo sarà praticamente incorporarli molto lentamente, quindi girando con un movimento circolare, muovendo l'impasto
da sotto verso sopra, quindi abbracciando i bianchi d'uovo. In questo modo si è sicuri che il composto non si non perda comunque la sua consistenza leggera. Infatti lo scopo di aggiungere bianchi d'uovo è quello appunto di rendere l'impasto ancora più leggero. Ora, con l'aiuto del nostro mitico attrezzo da gelataio, aprirò una gelateria anche in questi giorni, prendiamo esattamente una pallina di impasto e la facciamo cadere in ciascun alveolo. In questo modo garantiremo una cottura costante dei nostri cupcake. Mi sa che l'impasto è tanto, ne verranno fuori più di 12. Vediamo alla fine quanti riusciamo a farne. Eccoci pronti per il forno. Sono, diciamo, circa una 24 cupcake, quindi la dose è esattamente doppia. Se vogliamo farne solamente 12, dimezziamo la ricetta, facendo attenzione chiaramente alle proporzioni. Andiamo in forno caldo a 180 gradi, proviamo per circa 20-22 minuti, non sono sicuro molto sul tempo. Comunque uno stecchino al centro deve uscire pulito, in questo caso sono cotti. A fra poco! Dopo circa 20 minuti, ecco qua i nostri cupcake pronti allo zenzero, sono molto molto belli, sono venuti su tutti quanti, hanno una bellissima superficie a forma di cupola. Li lasciamo riposare su una gratella, ci assicuriamo chiaramente che siano cotti, quindi con uno stuzzicadente. Inseriamo la punta all'interno di un tortino, se esce pulita come in questo caso, sono pronti. Quindi li lasciamo riposare per circa 5 minuti nel loro stampo, li estraiamo e li lasciamo riposare sulla gratella da sole finché siano completamente raffreddati. Io, mentre aspettavo che si cucinassero, ho preparato una ricetta di frosting al Philadelphia, che è il mio preferito, aromatizzata al limone, quindi zenzero e limone sono una combinazione molto buona, ma anche zenzero e cioccolato volendo, quindi se non volete preparare il frosting al Philadelphia può andare benissimo anche una semplice frosting al cioccolato o una ganache al cioccolato. Io purtroppo devo scappare perché ho un appuntamento per andare al cinema, quindi metto tutto quanto in frigo, lascio raffreddare e metto il frosting in frigo, al limite li decorerò questa sera, questa notte. E questo è quanto. Se avete altri dubbi mi trovate sul mio blog pandispagna.net o altrimenti ci vediamo la prossima volta. Ciao! Via! Ops! Ciao!